Innanzitutto ti spiego come funzionano questi bicordi. Con il pollice prendo sulla corda più grave, di solito la tonica, e con il medio o l'anulare vado a prendere sulla corda di sol, di solito il terzo grado. Cioè un accordo è maggiore quando, facciamo l'esempio sul Fa, ad esempio tasto 13, io vado sul tasto 14 della corda di Sol, e questo è un accordo maggiore. Se lo volessi minore, scendo di mezzo tono sull'acuto e vado a prendere 13 corda di Mi e 13 corda di Sol. Questo vale su tutta la tastiera, chiaramente, essendo il basso uno strumento simmetrico. Quindi il primo accordo è un Fa minore, quindi avremo tasto 13 e 13 corde di Mi e Sol. Poi Mi bemolle maggiore, quindi tasto 11 e tasto 12. Il terzo faccio Re, Fa, tasto 10 corda di Mi e tasto 10 corda di Sol. Questo in realtà è un accordo di Si bemolle maggiore, ma fatto con il Re al basso, potrebbe anche essere visto chiaramente come un bicordo di Re minore. E dopo Re bemolle maggiore, in cui suono il tasto 9 della corda di Mi, Re bemolle maggiore, quindi vado a suonare il Fa tasto 10 corda di Sol. Nella canzone si sente uno stacco tra il basso e l'acuto, quindi suono prima con il pollice e poi con l'indice strappo, lasciando poi sommare i due suoni, quindi Fa minore, 3, 4. Questa sezione parte con un Fa preso al tasto 8 della corda di La, con un Tab e poi con una strisciata verso il basso. Dopo vado a prendere questo strappato con Emmeron, Mi bemolle, Fa, quindi tasto 8 e tasto 10 della corda di Sol. Poi ribatto il Fa acuto con uno strappato e metto un altro Fa basso con il pollice. Fa, Fa. Per passare a Mi bemolle uso una ghost note sul levare del quarto quarto. Mi bemolle. Mette una ghost strappata in levare di ottavo e poi gioca con l'ottava del Mi bemolle. Primo strappato su Mi bemolle, Tab, Mi bemolle sempre, chiaramente a distanza di ottava, poi ancora lo inverte. Attenzione al ritmo perché la partenza è in levare di sedicesimo. Quindi da capo Fa, Mi bemolle, poi va sul Re, pausa di un ottavo. Anche qua gioca con l'ottava di Re, da lì non ci spostiamo, soltanto che mette alcune ghost, alcune suonate. In questo caso il primo strappato è reale, quindi un Re, tasto 7, corda di Sol, poi ghost sulla sua ipotetica ottava di Re bassa, quindi sulla corda di La. La seconda volta invece l'inverte, lo strappato viene fatto in ghost e il Tab sul Re al tasto 5 viene fatto con la nota reale. Attenzione anche qua al ritmo. Dopo andiamo sul Re bemolle,
Questa è la parte più semplice, re bemolle, pausa di un ottavo, mi serve per ritornare al fa, quindi fa un re bemolle di un quarto, un, qua due ghost note, la prima strappata e la seconda con il thumb, un, le seconde quattro battute, quindi 5, 6, 7, 8, sono uguali alle prime, tranne per il primo quarto della quinta battuta, quindi quando riparte il giro, che anziché scendere sul fa, fare il fa e scendere, che farlo durare un quarto, dura solo un ottavo e viene fatto uno strappato. E poi va avanti. Questa è la sezione più semplice delle tre, secondo me, ed è quella in cui si dimezzano gli accordi. Gli accordi rimangono sempre fa minore, mi bemolle, si bemolle, basso, re e re bemolle maggiore, soltanto che dimezza gli accordi. Nello slap che va a fare nel ritornello abbiamo sempre questo inframezzo. E riparte. Quindi il fa gioca con la sua ottava, questo è il ritmo, su mi bemolle mette due ottavi, uno basso, uno alto, sempre thumb e slap. Su re, di nuovo come la ritmica del primo. Poi per andare a re bemolle utilizzo una ghost note acuta strappata di un ottavo. E qua come prima torna su bemolle, mi bemolle, fa. Proviamo a farlo insieme. Grazie per aver visto il video, fammi sapere se ti è stato utile in qualche modo e se in futuro vuoi avere degli altri video di questo tipo. Grazie.